Vabbè, i cini. Aspetta, c'è anche Samuele che chiama. Ciao. Sì. Vabbè, vediamo. Vabbè, ciao a tutti. Oggi siamo in questa live di C++. La mia live è Scavoia. E parleremo di funzioni. Allora, le funzioni. Esatto, le funzioni sono una cosa divertente che si può utilizzare per ripetere un comando più volte o suddividere il proprio codice in più parti invece di ficcare tutto nel main come dei trogloditi. Allora, come vedete ci sono vari tipi di funzioni. Innanzitutto come si dichiara una funzione? Aspetta, devo mettere mod Samuele, non lo so. Vuole essere messo mod? Sì, mi pare di sì. Voglio che mi dica di sì. Vabbè, dai, proviamo. Sì, lo so, infatti non posso tirare. Non mi funziona. Mi laggo un po'. Oh, ok. Quale? Vabbè. Sì. Sì, come posso no. Vabbè, questo molesti. Si fermi di mandare un messaggio vicini. Se no non posso mettere di nuovo. Comunque, allora. Vabbè, no, devi mandare un messaggio tu e poi ti metto mod sulla chat. Vabbè, sì. Allora, comunque, le funzioni si possono dichiarare in questo modo. Prima il tipo di funzione. Poi inseriamo il nome della funzione. Wow. Vabbè. E poi possiamo mettere il... No. Mi piace la testa. Non biasi. Allora, il nome della funzione e poi gli argomenti della funzione. Come li chiama Calabretta? Vabbè, grazie vicini, sempre di supporto. Allora, vediamo come fare. Com'è che chiama Calabretta gli argomenti di una funzione? Vabbè, allora, cominciamo a dichiararne una. Allora, i tipi di funzione. Vabbè, sono i seguenti: int, float, double, char, bool e void. Allora, quelli importanti in realtà. Sì, quelli importanti in realtà sono int, float, char e void, che è molto importante. Il nome della funzione chiaramente lo decidete voi, cioè non c'è motivo di... Non so, deve essere funzionale però non ci sono limiti, basta che non lo facciate tipo strano. E poi gli argomenti della funzione si scrivono in questo modo. Allora, aprite la parentesi, inserite il tipo di valore che state inserendo, ad esempio int. E scrivete il nome della variabile che volete inserire, ad esempio int a, float b, int c, e ogni volta ripetete. Sì, zittici. Ogni volta dovete inserire il tipo. Facciamo un esempio di funzione. Allora, facciamo una funzione int sum. Allora, come vedete, int è il tipo di funzione, che avete questi, il primo. Sum, apriamo la parentesi. E mettiamo int n1, virgola, int n2.
Allora, in questo modo l'abbiamo creata. Non abbiamo. Ah, ok, a posto. Allora, come vedete qua abbiamo il tipo di funzione, int, il nome della funzione somma, che potevo scegliere anche qualsiasi altra cosa, e poi gli argomenti int n1 e int n2. Questi sono molto importanti, ci serviranno dopo. Allora, ora lo fa visione. Vediamo. Ma come uni stupido. Vabbè. Comunque, ora dobbiamo esplicitare ciò che fa la funzione. Perché la funzione è un blocco di comandi che viene eseguito ogni volta che la chiamiamo. Per fare ciò si riscrive, si aprono le graffe come il main e si scrivono tutti i comandi che vogliamo inserire. Ad esempio, int sum è un comando come un altro. Sum uguale n1 più n2. Wow. Oh no. Avevo i lavoratori sull'HC. Allora, adesso dobbiamo utilizzare questo comando, return. Allora, cosa fa return? Return è return. È un comando che. Return. Viewer è un comando che sostanzialmente. Sono sotto minaccia, quindi sono costretto a fare questa cosa. Allora, comunque. Allora. Return è un comando che restituisce il valore di questa variabile al main, o comunque a un valore a cui lo affidiamo. In questo caso, adesso concludiamo di scrivere questa funzione chiamandola nel main, quindi facciamo ad esempio int a e b, che sono due numeri. Facciamo che a è uguale a 5, b è uguale a 10, e facciamo somma 5, 10. Dobbiamo però salvare questo valore in s, poi vi spiego. O in una variabile che ci aggrada. E poi ad esempio facciamo che la stampiamo. In questo modo. Funzioni. Vediamo se funziona anche il coso. Il compilare, cioè l'esecutore. Vabbè, se funziona. Ok, si vede? Sì, si vede, ok. Allora, come vedete, somma è uguale a 15. Come mai? Spieghiamo. Allora, innanzitutto, cosa abbiamo fatto? A parte che avrei dovuto fare A e B e non 5 e 10, sono stupido. Poi prima cosa, quando abbiamo creato una funzione, abbiamo creato queste due variabili. Queste due variabili sono la connessione che si forma tra la funzione e il main, la prima almeno. Ovvero, qualsiasi valore tu metta all'interno di queste parentesi verrà sostituito a questi due valori qua, n1 ed n2. In secondo luogo abbiamo il comando return. Return sostanzialmente restituisce un valore e lo rimanda nel main. E dove lo mette? Chiaramente se noi avessimo scritto somma e basta non sarebbe successo niente. Ma dato che abbiamo aggiunto s uguale, significa che questo valore, somma, lo rimanda nel main al posto di s e quindi lo mette dentro s. In questo modo poi noi stampiamo S e avremo 15 perché è 5 più 10. Come potete vedere, i numeri non coincidono e ciò è voluto. Infatti qua A si chiama A e qua si chiama N1. Per dimostrare che il valore lo mette dentro proprio questo, cioè questi due interi qua. Adesso se lo rieseguo perché ho sbagliato, comunque esce 15. Ora facciamo, se tutti avete capito,
ci sono. Vabbè. Ditemi se avete capito, poi possiamo andare avanti. Interessante. Ah, ok, quindi vi consiglio di andare su Classe Viva. Se andate su Classe Viva, poi fate l'accesso con il vostro account e troverete un ottimo file che si chiama Funzioni, dove ci sono delle spiegazioni scritte, dove potete trovare tutto, non lo so. Vabbè, vediamo disimpegno. Lichini? Licini? Federici. Vabbè, cioè, sarebbero anche utili dei commenti più, diciamo, costruttivi, ecco. Vabbè, cioè, mi interesserebbe più che altro sapere se avete capito, perché altrimenti non ha neanche senso andare avanti. Onesto. Spero non si veda Google. No, ok, non si vede. Se no poi vedono le mie cose. Oh no. Ok, allora, un attimo che guardo questo ottimo file. Comunque, allora, se ci siete, passiamo avanti. Innanzitutto abbiamo usato il comando int davanti al sommo. Potevamo utilizzare float, sarebbe stata la stessa cosa, solo che float, come sapete, restituisce un valore, cioè con la virgola. Utilizziamo il void, che è l'unico che non dovreste conoscere. Allora, cioè, dovreste conoscerlo, però. Allora, void cosa fa? Non ci permette di utilizzare il comando return. Ciò significa che quello che fa la funzione lo esegue e basta. Quando finisce di eseguire i suoi comandi, torna al main. E questo cosa si vuole servire? Ad esempio, ad inserire i comandi che vogliamo eseguire direttamente qua dentro. Quindi, se l'ultima cosa che dobbiamo fare è stampare e non l'abbiamo fatto perché l'abbiamo fatto nel main, dato che qua non restituiamo niente, siamo costretti a farlo nella funzione. Anche perché altrimenti quando la funzione sarà conclusa, tutti questi dati qua, tutte queste azioni verranno cancellate e non ce ne sarà più traccia, quindi non potremo avere accesso a questa funzione. Molto triste, molto triste. Adesso se noi eseguiamo questo file, come vedete, ci stampa somma 15. Vabbè, cosa? Vabbè, la gente si annoia. Cos'è quella cosa? Sì. Comunque, come vedete, la somma è 15. Chiudiamo questo. Se adesso io lo tolgo e scrivo ad esempio qua somma 1 e qua somma 2, vabbè, questo lo cancello perché non ha senso, somma 1 non restituirà niente, però verrà eseguito dopo la funzione, perché il processo così praticamente, vediamo se posso fare il disegnino, cioè così, facciamo così. Faccio così, ecco. No, cosa che. No, cosa che hai fatto? No, lo fa un po' storto. Vediamo. Disegnino. Qua. Ecco qua. Dici adesso capirai. No, cosa che hai fatto? Ecco qua. Così. E ta 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 ta. Tremendo. Vabbè. Allora, con questa
freccia, possiamo notare che quando esegue questo comando, in realtà passa questa funzione e esegue tutti i comandi al suo interno. Beh, adesso che abbiamo visto il valore void, possiamo vedere che, ad esempio, se vogliamo, non è necessario che noi inseriamo i due argomenti. Possiamo lasciare anche una funzione così. In questo modo, togliamo gli argomenti, e possiamo direttamente inserirli da qua. Ad esempio, int a uguale 10, b uguale 5. Adesso quali devo cambiare perché ho chiamato in un altro modo. Però è la stessa cosa. E per farlo ci basta ricordatevi sempre di mettere le due parentesi. Sì, cioè mettete le due parentesi, una aperta e una chiusa, se no non funzionerà. Però adesso togliendo. Ecco, ci mancano un po' di triattini. Ecco qua, adesso ci sono tutti i triattini necessari. Ora. Abbiamo visto un po' le cose basi, questa è una funzione molto semplice. Vediamo un po' funzioni più complesse. Facciamo qualche esercizio divertente con le funzioni. Nishin dice che possiamo direttamente fare gli esercizi. Devo spiegare prima le cose della memoria. L'equazione di campo di Michael Rifà che descrive la gravità come curvatura dello spazio-tempo del cuore di una teoria del tutto nuova, la relatività generale del tutto nuovo, l'ha inventato Michaelino. Allora, esercizio sulle funzioni, cosa serve divertente? Allora, Licini, quindi, dica. Cioè, secondo te è meglio se faccio subito queste cose o... Cioè, faccio subito gli esercizi o facciamo anche la cosa per indirizzo? Passaggio per indirizzo? O stallo? Ah, vabbè. Però, ma perché? Cosa sono sti... Com'è che li apri sti file? Vabbè. No, perché me lo apri con... No. Vabbè, cos'è che... Che... Mi dice per favore fai quello che abbiamo fatto in classe, beh, ne abbiamo fatti abbastanza in classe. Ah, quello lì. Onesto. Apri con... Sì. Onesto. Ok, eccocelo qua. Scherza. Lo metto sul gruppo. Facciamo... Questo esercizio qua, quindi facciamo, no, perché l'ho eseguito, sì, dai, zitto, facciamo nuovo file, crude, stream, solite cose, molto oneste, using namespace, std, che è un po' giù, int main, allora facciamo quello divertente, allora, ok, eccolo. I primi esercizi? Sì. No, non mi fai indare quelle cose. Vabbè, però questa è solo la seconda parte dell'esercizio. Sì. Mi sa di no, perché l'ho fatto definito in classe. Ma non ce l'ho qualcosa per aprire, no? Lo apri con OpenTD adesso. Vabbè, ma lo devo aprire con Wade Online. Ti pare? Questo è disonesto. Non mi carica neanche. Vabbè, Wade Online, Google Chrome. No, io sono un presbiteria. Sì. Vabbè, allora. Cominciamo. Voi vi ricordate qual era il primo esercizio da fare? Ora intanto spiego il passaggio per indirizzo. C'è l'ultimo tipo di passaggio che non ho spiegato. Cioè, quando ad esempio scrivete char s, si può utilizzare
il tasto è commerciale in modo tale da fare una apportare una modifica a un valore che poi si ripercuote, diciamo, cioè si rivede anche nel main. Come si fa? Ad esempio, creiamo questo char S, o chiamiamolo anche T, mettiamolo uguale a A, passiamolo nella somma T e cambiamolo. Facciamo ad esempio S uguale Z, che è una lettera completamente diversa. Ora, se noi stampiamo ad esempio anche il carattere, come vedrete, con la magia, sì, ora qua si chiama T, con il potere della magia, non succede, è che ci vuole tanto. Esatto, è diventato Z. Eppure, noi, cioè la funzione dovrebbe essere fine a se stessa, no? Dovrebbe concludersi e poi cancellare tutto quello che ha fatto. Invece, se noi utilizziamo il passaggio per indirizzo, questo si lega. Passaggio per indirizzo si fa sempre usando l'array commerciale, tranne quando si usano gli array. In tal caso, si usa il passaggio. Non si scrive l'array commerciale perché è sempre per indirizzo. Quindi ogni volta che mettete un array ve lo modifica. Adesso una cosa divertente, se voi stampate con l'array commerciale, esce questa cosa un botto divertente, non so perché la vogliate fare, però non fatela. Ok, ora è divertente. Vabbè, cos'è qui? Eh sì. Sì, ma scrive et qualcosa di trend. Vabbè, non me lo apri. Qualcuno si ricorda che cosa, come iniziavo questo esercizio? Vai, se no lo guardo dal telefono. No, ma devi proprio essere un bastian contrario, eh? Che? È vero, mi sono dimenticato un attimo di vedere i commenti. Flusone c'è la foto sul gruppo. Calmati, altrimenti ban. Fam. Flutone pianeta nano, bici come facciamo a diventare amici? Boh, me lo chiedi. Said Tommy, è stato considerato per 76 anni il nono pianeta del sistema solare. Bici capo della Terra, bici patrimonio UNESCO, vabbè. Non è qua. Dovrebbe essere esercizi e funzioni. Sì, ho visto. Ho visto tanto. Sì, basta di ridere la gente, non sai che non è divertente. Vabbè, non me lo scarica. Sì, invece. Oh, non mi scarica sto. Ok, no, però. Documenti. Scusa. Sì. Cioè no, sto vedendo i commenti. Relativamente, c'ho il coso per fare live di YouTube. Quando mettiamo gli array non bisogna mettere la n nel paesaggio. Esatto. Perché vi cambierà automaticamente, possiamo anche farlo vedere tutto l'array. Ad esempio, se facciamo un array di caratteri, quindi una stringa di 10 caratteri, poi scriviamo licini, che è una cosa normale.
mi sa che lo devo mettere con le virgolette. Ecco. E poi facciamo così. Come vedete, adesso io cambio il cini in Samuele. In teoria, esatto, no, si fa così. Com'è che si inserisce un array di caratteri? Cini? Non mi ricordo, com'è che si inserisce un array di caratteri? Vabbè, prima, vabbè, un po' mafioso. E per cambiare gets, vabbè, intanto, vabbè, facciamo che SD 4 è uguale a K. In questo modo, come vedete, cambierà. Vabbè, ma allora la vita non è... Ah, perché non è una... Vabbè, vabbè, poi devo fare printf, vabbè, è un po' molesta sta cosa, devo farlo con... No, è... Cos'è qua che si stampa? Ah. Tutto per fare le dimostrazioni, non dovrei fare queste cose. Perché non sta più esistendo tutto ciò? Vabbè, perché ha distrutto tutto con i commenti. Zitto lì. Cout TDI. Come vedete adesso. Se allora, ok, ho ottenuto. Oh, Stalin. No, mi sa che non è questo il. Ad esempio, se mettiamo Licini, lo cambio in Licichi. Che è Licichi M, chiaramente. Che è molto divertente. Ok, non è questo il file giusto. Ci ho messo 6 anni a scaricarlo, ma non è il file giusto. Scusa, eh? Quello che ho scaricato io? Esercizi sulle funzioni. Ok, eccolo. Ce l'ho fatta. Ok. Allora, l'esercizio dice: scrivere un programma in C++ che, dato in input da tastiera un vettore di lunghezza prefissata, 1, trovi e stampi l'indice dell'elemento massimo. Mi sembra ovvio. Vabbè, no, io me l'ho trovato. Penso qualche ore. Sì, vabbè, vediamo i commenti. Muscuglio di predotti o ittofrutticoli dei paesi terzi. Cerere, eis, make, make, qua mea. Et un input numerico da tastiera stampi l'indice il valore del... Se vuole la smetti di spammare. Allora, cominciamo inserendo un vettore di lunghezza prefissata. Ok, no? Dici lunghezza prefissata quanto mettiamo? Beh, 16. Ecco qua. Sì, vabbè, ci metteremo 6 secoli per testarlo, quindi no, lascio 10. Anzi, 5 è meglio perché... Ora facciamo una funzione. Zitto. Tirami stampi l'indice dell'elemento massimo. Quindi facciamo una bella funzione divertente. Un'idea, possiamo fare... cipolla, vabbè, no. Allora, cominciamo facendo una funzione che ci restituisca l'indice dell'elemento massimo, quindi int, perché un indice è un numero intero. Indice max, ad esempio, un nome molto molesto. Scusa. Prende in ingresso un vettore che, come sapete, fa cose moleste, cioè lo prende per indirizzo. E quindi ce lo cambierà e quindi dobbiamo stare attenti. Ma tanto non faremo niente perché siamo persone esperte, magari vicini. Ok. Vabbè.
Allora, non ci siamo io. Vabbè, siamo le cose che ha cancellato 5. Vabbè. Allora, cominciamo. Indice massimo. Come si fa? Allora, scorriamo tutti gli elementi del vettore. Facciamo un valore massimo per ricordarcelo, quindi creiamo due variabili, max e imax. Allora, queste due variabili non ci serve metterle come ingresso perché alla fin fine la vita è divertente. No, alla fin fine non è che dobbiamo inserirle da lì, sono solo due valori. Solo che max dobbiamo metterlo uguale a v di 0, cioè a di 0. Perché sì, e i max uguale a 0, perché sì. Sì. Allora, if a di i è maggiore di max, max diventa a di i e i max diventa uguale a i. Tutto questo sta laggando. Onesto, vabbè, controllo però. Bits per mids. Ok, adesso mi sono aggiunto io. No, a me si vede. A me si vede. Ok, allora. Tu le teorie. Allora, in teoria adesso dovrebbe funzionare. Cose funzionose. Trademark. Oh, sì, è sbagliato. No, perché? Allora, perché è sbagliato? Perché non abbiamo inserito gli elementi del vettore. No, lasciamo. Sì. Cout. Allora, ovo. E poi. Cin vidi i, in questo modo dovrebbe funzionare. Adesso li inseriamo, facciamo 1, 2, 3, 4, 5 ed esce 4. Come mai 4? Perché l'elemento massimo è 5 e il suo indice è 0, 1, 2, 3, 4. Voilà, funziona che è un. Il prossimo indice minimo, giusto? È uguale a questo, però è al contrario. Come Samuele. Sapete fare? Ditemi. Lasciatemelo. Ok. Ah, ok. Allora, vabbè, tanto per ripassare. Tanto le guarderanno, ci le guarderanno. E vedranno, diranno perché. E poi si metteranno del clorofilla negli occhi. Esatto, diranno. Però cos'è sta roba? Elisa 2. Stinks. Vabbè, allora adesso che faccio cose indiciose. Mi sembra che voi siate felici e quindi adesso passiamo alle cose divertenti. Esatto, sì, dovrebbe essere giusto, qua devo mettere i minori. Vabbè, sì, dovrebbe essere giusto, io mi fido di Haram Haram. Ora, cose divertenti. No, forse ero io che fai sbaglio. Allora, cominciamo dal 6 o dal 7, Licini, tu che dici? Ciao. Vai, ragazzi, visio. Fai dal 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, come 7, 7 le cose che sono 7. Ah, scusa. Vabbè, facciamo dal 7. Cioè, 7. Allora, 7 dice.
Calcoli e stampi le riunioni quadratico medio degli elementi del vettore rispetto alla mediana. La formula è VI meno mediana alla seconda fratto lunghezza vettore sommato per tutti gli elementi del vettore. Chiaramente dobbiamo partire dal 6 perché sennò non abbiamo la mediana. Samuele, sei un cattivo consigliere, tu vai all'inferno. Mediana. Ah, come avete visto, io qua ho stampato direttamente indice max di V perché posso. Allora, esatto. La verità, che si devo dire? Allora, entro sì. Bambini, non fatelo a casa. E poi. Cioè, no, allora, per carità, fate esercizio perché sennò poi. Non capite, cioè la parte migliore di imparare è picchiarsi con un martello finché non capisce delle cose. L'elemento mediano. L'elemento mediano è quello che una volta ordinato il vettore occupa la posizione centrale. Una volta ordinato il vettore, capito Samuele? Quindi dobbiamo fare ordinamento. Questo non è divertente, non lo è affatto. Vabbè, che facciamo? Bubble sort, direct sort, Jomama? Beh, io direi che lo facciamo così. Sì. Se vuoi le consigli qualcosa di utile per una volta. Cioè, grazie, Samuele. Ha detto suicidami, cioè di suicidarmi, non so se, cioè veramente non si sente, però vabbè. In ogni caso questa è la triste verità del mondo moderno. Non c'è più rispetto. Ok, allora, if a di j è minore di a di i, aspetta, non mi ricordo più come si fa, int x uguale, quindi se a di quello che cambia un po' è minore di quello che cambia un po' meno, x uguale a di quello che cambia. Sì, va bene. Quello che cambia meno è. Cioè quello che è meno. Quello che devo cicciarci dentro. Non lo so, ma devo ordinarli. Non so come si fa, me lo sono dimenticato. Vabbè, lo facciamo così, perché lo dice I am. Di i uguale a x. Allora, questo lo dice Gigino. Allora, vediamo se funziona. Probabilmente non funzionerà. Però nel dubbio io lo stampo per vedere se funziona. Sì, vabbè, non so scrivere. It. Cout. Adi. Vediamo se funziona e poi facciamo un return 0 perché intanto facciamo così. Mediana TV. Sì, più con la M maiuscola magari. Ricordatevi le maiuscole e le minuscole, bambini, sennò poi arriva Grendel e vi picchia. Esatto, l'ho indicato al contrario, yee! No dai, deve andare bene comunque. Gonk. Allora, adesso dobbiamo prendere l'elemento mediano, quindi return a di 3, cioè di 2. Sì, vabbè, però se non metto il blocca comunismo. C'è il blocca comunismo? Sì, c'è il blocca. Sì, vero, c'è scritto. Neanch'io. Quindi. Cout. E però qua forse è più goloso se lo salviamo in una variabile, tipo Pinocchio. Quindi Pinocchio. Perché alla fine, cara Beretta, alla fine usa i nomi dei personaggi Disney e non è giusto. Io voglio dare a tutti la possibilità di esistere. Mediana, 2 punti. Pinocchio. Endelle. Ora, come vedete, si è zitto. Se adesso io scrivo.
69, 420, 11 e 1453. La mediana è 69, perché 4 è 11, 69, 420, 1453, no? Giusto, Samuele? Samuele, cos'è 1453? Dici? E? La caduta di Costantinopoli, è una cosa così trascurabile. Calcoli e stampi le righe quadrate come... Ah sì, questa cosa divertente. Allora, int errore quadratico medio. Vedete come faccio ai bambini? Utilizzo delle cose facilmente riconoscibili, così posso tagliarmi più spesso. Ah già, è vero, i bambini hanno subito... Insomma, sai cosa ho scoperto di divertente? Che se scrivi... Cioè, sai quando vedi scritto Dio c'è? Sai cosa significa? Deroga in offerta, costi economici. Scoperto mia nonna. Vabbè, facciamo una bella somma veloce delle mie quadrate medio. Ma queste sono le cose divertenti, perché alla fine, cioè, chi che scriverebbe Dio c'è? Tipo Viva Verdi, chi che lo scrive così? Il gusta, la mangusta e lo scrive. Vabbè, è più. Vabbè, salviamo. Allora, quindi int ernia. Quindi ernia uguale ernia. Poi ne faccio anche un bel bambino che lo scrive, se no... allora, sarebbe A di I per mediana per A di I per mediano, quindi alla seconda, e poi diviso 5. Ecco qua. E poi restituiamo. Anzi, facciamo una cosa divertente, dato che... No, dai, non si vede. E adesso lo stampiamo. Cout ernone quadratico medio, due punti. E vabbè, Isle. Minore, minore. Ernione quadratico medio di V di 5, e poi dobbiamo mettere Pinocchio, vi ricordate che ve l'ho fatto salvare? Ecco perché ci serve più avanti. Bene. Wow, chi sarà il secondo? V. A posto. Chi sarà? Se qualcuno ha lasciato un commento così tipo Bulf, ah già no. Bambini, ricordatevi la vostra sintassi. Non è divertente, ma è prassi. Allora, 20, 11, 9, 56 e 4 e 3, anzi. Come vedete, le ricordate come è 90.731. Vabbè. Ah, vedi, 152. Sai che ho sbagliato qualcosa? No, invece è giusto. Ah, meno mediana. Ho scritto. No, ho scritto per mediana, effettivamente. Mi risultava un po' grandino. E vabbè, non so neanche cosa sia le mie quadratiche medie, cioè, non è che mi devi picchiare. Vabbè, 1, 2, 3, 4, 5. Vedete, esce. 55, il numero più onesto. Adesso scrivo 11, 45, 69, 71, 23. Esce 632, è un numero comunque onesto. Allora, le ricordate come è andato? Ah, e non so, cioè, se è giusto perché la formula la dava lui, quindi... Boh. Letto un input numerico da tastiera, determini se il numero letto è presente o meno nel vettore.
Era divertente. Quindi, diciamo, noi come lo chiamiamo questo? Siamo che. Io direi controllo valore nel vettore, fa anche rima, no? Giusto? Samuele. Vero. Samuele è morto. Sì. Stinks. Vabbè. Adesso copiamolo, esplicitiamo i comandi che dobbiamo eseguirci. Vediamo qualche commento. Ok, niente commenti. Allora, innanzitutto poi cercheremo di prendere un input. Allora, controlliamo e per farlo facciamo un for e scorriamo tra tutti gli elementi del vettore. Allora. E controlliamo if ADE uguale a input, allora return input. Cioè, se no potremmo farlo con un bool, che è divertente. O se no, no, dai. No, scherziamo, non lo faccio così. Facciamo un void bello goloso e faccio se c'è cout il valore è nel vettore. Wow, troppo bello. Vabbè. Altrimenti se non è vero, non dovrebbe succedere niente. Bene, allora non c'è voglia di riscrivere questo comando perché è lunghissimo, quindi adesso lo copio e incollo. Scusa. V, e poi dobbiamo inserire un input. Cout inserisci un numerino per favore. Qua. Vabbè, a questo punto non sto più a variare, però avete capito, no, che lo assegna in modo molto onesto. Sì. Una pelea mia. Cos'è che ho sbagliato? Cos'è che c'è di sbagliato? Cos'è che c'è di sbagliato? Ambiguating new declaration int. Sì, vabbè, ma non ho capito. Qual è il problema? Continuo valori nel vettore. Vabbè, proviamo a togliere questo. Tanto si può anche omettere i bambini, eh. Voi non lo mettete, se no fuori calavetta mi insegue negli incubi. Ah, perché. No, ma cos'è che non va? Continuo nel vettore, se no ti. Ah, è perché se no ti insegue. Continuo valori nel vettore. Allora. No, devo mettere, mi sa, int AD5 int input. Qual è il tuo problema, bambino? Continuo. Ah, perché ho scritto la L maiuscola. No. Continuo a valore nel vettore. Continuo a valore nel vettore. Ma se tipo. Facciamo così. E lo incollo al posto di questo. Continuo V. Ah, vediamo. Adesso qual è il tuo problema, bimbo autistico. Ok, non c'è problema. 5, 8, 2, 10, 11. Adesso vediamo se il 3 c'è. Non c'è! Wow, chi l'aveva mai detto? Se adesso metto 1, 2, 5, 8, 9, 10. E il 10 non c'è perché ho scritto un numero in più.
2, 3, 4, 5, vediamo se il 3 c'è. C'è il 3! Adesso vorrei capire perché non funziona, cazzo di maimellatore seriale. Allora, togliamo questo. Adesso funziona per qualche oscuro motivo. Bene. Ah. Sì. Se non ce lo dica. Ah, ok, ok. Ah, o meno. Ah, ok. Bene, facciamo una bella variabilina. Facciamo che tipo sei qua. Cioè. Cosa sono? Se non c'è valore, sì. Lo dico, lo faccio, lo faccio. Il valorino. Golosino. Non. C'è. Che scritto così è tremendo, ma non c'è altro modo. Lo scrivo qua. Gotten. Ecco. Beh, vediamo se è giusto. Wow, vediamo se funziona. Allora. Adesso io inserisco il valore 2. Wow, il valore golosino non c'è Gotten. Allora, questo è un segreto che non dovete far vedere ai professori, se no vi picchia. Se voi scrivete retroina all'interno di un void, si stoppa. Bene. Cosa sto facendo? Se vuole il 9. Letto un input numerico da tastiera determina se il numero letto qui dentro meno il vettore fuori niente in caso affermativo l'indice del vettore del vettore. Dobbiamo stampare pure l'indice, quindi io direi di copia e incollare tutto evidentemente. Esatto, perché la vita è bella con le vetturini. E poi aggiungiamo le scene. Il suo indice è. Puntini, puntini, puntini. Okay. Rullo di tamburi. Stiamo mettendo i punti. Mettiamo un po' di slash n per i gradini. E poi mettiamo i. Sta diventando sempre peggio. Ma sì, ma cioè cioè non sono stupidi. Siete stupidi? Domanda. No. Beowulf. Dai. No, come sto ragionando da mezz'ora? No. Vai, tre. Due. No, vedi? Funziona. Wow, perché vedi? L'indice è il 2, 1, cioè 0, 1, 2. Wow. Yeah. Avete capito, bambini? Quello. L'abbiamo fatto. Sto soffrendo un po'. Letto l'input numerico da tastiera stampi l'indice il valore dell'elemento del vettore minore uguale al valore immesso. E adesso più vicino. Ad esempio, se il vettore è 2 quadri, abbiamo letto 32. No, questo è satanico. Se vuoi non ci voglia. Mamma molesta, lo faccio per voi come Ciccio Gamer. Yeah. Allora, void valore da tastiera.
Conte Ollo. Minore elemento. Non fate voi, non siete così descrittivi. Cominciamo un po' la scritta. Ad esempio, togliamo questo da e direi che abbiamo cominciato tutto bene. Non sono stupidi. Allora, vediamo cosa abbiamo. Ah sì, ok. Allora, fuori. Facciamo sempre un fuori perché quando non sai cosa fare fai un fuori. Queste live stanno peggiorando di qualità col passare del tempo, direi. Input è minore o uguale a di i. Facciamo che zonchi zonchi e bonchi bonchi, no? E a questo punto l'input diventa di, direi, perché tipo, cioè, se tu lo fai così, no? In pratica, poi controlla se ce n'è uno più piccolino di uno scemino. Cioè, no, sto scherzando. Allora, se è minore o uguale, no? Cosa può accadere? Che ce ne sia uno più grande ma non il più vicino. Giusto? Quindi aggiungerei un int delta v e lo poniamo a tipo 100, 1000, 100. E poi vi spiego, i meno input è minore uguale di delta V. Allora, VA V è uguale a di I, non I, chiamalo IND. E IND è uguale a I. Allora, questo cosa significa? Questo delta V praticamente. Scusate. Sostanzialmente. Adesso che noi dobbiamo tirare il più vicino, dobbiamo fare in modo che. Cioè, non ne prenda uno più lontano di prima, no? E quindi dobbiamo diminuire la variazione in modo tale da controllare questo. Cioè, se ad esempio prendiamo il numero 5, nel vettore c'è 16, 20, 22, chiaramente deve scegliere il 16, però sceglierà il 22 perché anche quello funziona. Solo che poi con questo metodo, ovviamente, sceglie il 16. Calcola 16 meno 5 che fa 11. Poi controlla. 20 meno 5 fa 15. È minore di 11? No, allora non lo prende. 22 meno 5 che fa 18. È minore di 11? No, allora non lo prende. E così funziona, perché lo dico io. Sì. No, ho spiegato molto bene, cioè, si è sentito. Sì. E quindi devo stampare possibilmente anche questi due valori. Cout il valore che più si avvicina a, e poi no. Ok, a input è punti
V in posizione, poi mettiamo ind, ma se scende non serve, cioè fai prima scrivendo. Adesso. Tanto ecco. E voilà, così ci risparmiamo niente perché end line sono ndl quattro lettere, slash n tra virgolette è uguale. Gronk. Ok, mettiamo i valori v e input. E voilà! Adesso il punto di guarda, troppo bella sta. No, allora. Mettiamo come prima 16, 20, 22, 24 e 26. Poi mettiamo il valore medio, cioè il numerino 20, cioè mettiamo 15. E 16 in posizione 4, no, è sbagliato. Perché in posizione 4? Ah, è maggiore male. Il contrario fatto. Il contrario. Eh sì. Però perché in posizione 4 è bambino. È un burattinaio. 45, 15. Se metto 14, stavolta è giusto, però non è quello il problema. 20, 210, 1000, 10.000 e 20 e 33. Se metto 209, bene. Mi dice che è 210 in posizione 1. Questo è giusto. Quello che avevi di prima, in realtà voi non l'avete visto. Perché non è successo. Nel dubbio metto in uguale a 0, perché sì. Adesso dobbiamo fare il contrario. Giusto? Questo quindi diventa maggiore. Questo diventa maggiore, questo diventa maggiore, poi lo copiamo, questo diventa quello minore e qua lo copiamo perché sì, ce l'ho già fatto. Vabbè. Santissimo. Ah, si chiama veramente Santa, cioè non ho capito. Vabbè. È là con noi gentilmente? No. Vabbè, comunque, dobbiamo fare il contrario. Quindi. Input meno ADI, qua è il contrario, maggiore uguale. Allora, probabilmente non funzionerà, però io ci provo lo stesso. Ah, baguette, baguette. Ok, copiamo questo, molto gentilmente. Du 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 du
Vediamo un po' se funziona. Vediamo. Va. Questa è una buona notizia. Questa è una buona notizia. Sì, però c'è, cioè, questi nomi un po' lunghi stanno un po' offuscando il programma. Allora, facciamo 10,
12, 40, 50 e 60. E poi prendo 11. Come vedi è 12 e 11, posizione 3 e 4. Sbagliato? Sì, me ne frega. Dovrebbe. Perché sei comunista e tipo... perché se la prenderei di più. No, ma cioè, non lo so. Non mi sembrava che fosse andato così tanto meglio. Forse dovreste essere più nuova. Ok, un'idea. Se succede due volte mi taglio le vene, ok? Quindi cheat. Uga. Buga. Ecco qua. Aspetta. Esatto. Che è tipo informatica. Che lavora a Google. Facciamo come prima. 10, 12, 20, 30. 40 e metto 11. Ma no, vedi che lo fa solo una volta, ma lui è proprio autistico suo. Cioè non è che i aumenti, è semplicemente che non lo so, ci mette un valore di sbagliato. Ma perché se... Beh, no, allora ragazzi, la verità... E che è giusto? Ma voi qui non lo sapete. Non lo so, perché non funziona? Perché non funziona? Ci vuole vicini, perché se n'è andato quel... Mahmood. Ma il tuo ese.1cpp sarebbe questo esercizio o... O non l'hai fatto? Vediamo se Ricini ha fatto qualcosa di utile. Vabbè, ci l'ho fatto niente. Sì, esercizio 1. Requisiti dell'elevatore. Sicuramente più di Ricini hai fatto. Vabbè, ragazzi, non mi aiuti a... Vabbè, io direi che avete capito e quello che è sbagliato è perché C++ è gay e... Scherzando, boschi! Ma non è che c'è Ind da qualche parte? Ah, no, un'idea, un'idea. Cout. C'è I. Perché ho i tasti invertiti su sto schifo di... No, perché allora è un problema di C++, cioè non è che sia molto legale sta cosa. È un po' comunista, anzi. Allora, 10, 12, 20, 30, 40, 11. E me lo stampo ogni volta. Ma allora, vedi che sei ingiustamente omosessuale. Cioè, allora. Allora, c'è qualcosa che non va. Ah, ok, qua ho sbagliato perché non l'ho cambiato. A sto punto perché ho sbagliato a chiamare i parenti, giusto? Perché input dovrebbe essere più grande, giusto? Quindici, 16, 17, 11. No, qui è storto. Allora, perché 4? Perché 4? Dimmi. Illuminami. Ah, ho capito. Oh, Stalin. Ho capito. No, non dovrebbe cambiare. Ah, ho capito. Stalin golosino, ho capito. Dov'è quel boomer schifoso? Eccolo.
Allora. Ora. Ora di sistemare le cose. Sì, vero. Allora, qua facciamo che int b di 5. Secondo me Licinio l'ha già capito da 6 anni. Se sta vedendo questa live, l'ha capito da 6 secoli. E questo qua non avevo ancora capito. E si lavora con... no, dai. Labby. No, quello... Ok, adesso funziona. Ringraziamo il ragazzino per questo pane. Sì. Visto troppo volte, va. La cosa che ho sbagliato è quello che ho spiegato, ovvero il passaggio di A di 5 è sempre per indirizzo, quindi quando l'ho ordinato me l'ha gittato nell'oblio. Cioè me l'ha ordinato tirando il contrario. E quindi tipicamente ho semplicemente inserito questo vettore in altri vettori e ho sistemato quelli e così questo A di 5 non si è modificato e in questo modo ho potuto mantenere la vettoriazione corretta e esatto, avete capito bene, non siete stupidi. Sì, però almeno quando fai finito la live. È finito? Teoricamente sì. Sì. Molto sad. Vediamo. Chi ha scritto? Ah, messaggio eliminato. Perché io? Scritto con la Y poi. Guarda qua che bello! Un blocco di testo. Vabbè, avete domande? Punto di domanda. Avete domande? Ah, è tipo quella me l'ha già fatta. Adesso c'è una cosa divertente. Cioè, dov'è? Sì, adesso ci vedete i segni bellissimi che faccio. Dov'è? Dove è il Nickecin? Dov'è che mi ha salvato? Vabbè, è nascostino. Sono i fattori gioco della vita, magari. Ho un po' di file C++. Molto brutti, molto inutili. I am. Dov'è? Ecco, The Sustayoko. Oh. 2x2 più 1. Ah, ragazzi, non vuoi questo? Sustayoko. Dimmi un'equazione. O una parabola o una retta. Una delle due, dimmi. Visto? Viene storta come pochi. Però viene, perché è molto strettina. Però... vedere almeno un po' più aperta. Si esplode.
non posso. Sono interi. Sì, vai. Poi. Anche negativi, però non so se non ti assicuro che funzionino. Più o meno, penso sia questo come dovrebbe uscire. È storto. Adesso ti faccio vedere una retta, tipo di una retta. Wow, adesso stai occhio. Adesso, vedete, questo chiaramente l'ho fatto per vedere l'utilità delle funzioni. Vedete, queste qua sono delle funzioni. E questo è il mio tempo buttato a fare adesso stai occo. Vediamo se ho qualcos'altro di bello da farti vedere. Vieni qua. Iii, no, aspetta, storito. Gioco della vita, eccolo. Ho saltato. Ecco qua. Gospel. Alianti. Vedete, anche qua ho utilizzato delle funzioni. Tipo questa. Funzioncina. Sì, beh. Ti giuro, l'ho fatto una alla volta mentre guardavo che mi parlavo di Missy, di quel gioco dei Miteoc. Vediamo se ho qualcosa di bello. Mi hai scritto sì. Vai, sì. Vediamo, vai Swiffer, guarda qua. Guarda qua. Secondo te funziona? Secondo me no, proviamolo. 1, 3. Cioè, aspetta, 1, 3. Boom! Esplode. No, vedi, è tipo fiato fiorito, eccetto che esplode. Vedi, ci ha messo molto. Dislike meritatissimo. Vediamo, gioco della vita. No! Grazie, Yotich. Cambio in Snake Games, ma dove? Quello che ti copia. Forse sei lì con 5 account. Vabbè. Vediamo, vuoi sentire la mia voce perché? Non è gradevole. È fastidiosissimo quando si sente la voce. Vabbè. Adesso metto like. Ma poi qua chi si va a salvare? No, perché è molto molesto, aspetta. Non so che lo devo fare alla fine. Andiamo analisi. Questi sono gli spettatori.
Wow, è andata molto bene. Cominciata 0, poi 1, 2, 3, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 4, 3, 5, 3, adesso 2. Sì, sono le visualizzazioni che ho fatto sta live. Nel tempo. Ragazzi, adesso facciamo grafico spazio-tempo. Lo stream è integro. Lo stream è Ning. Ok, adesso. Aspetta lo schermo intero dove sono io. Scena 3, adesso metto browser. Sì. Oh, perché così comunista? Cos'è URL? No. Cattura la finestra. Cattura lo schermo, ecco. Cattura lo schermo. È perché ci sono gli axe. Posso mangiare i cani. Sì, vabbè, se ti esplode il cane. No, scherzando. Odio, amo tutti i cani, sono molto simpatici e molto belli. La tia è più golosa. Cos'è che non oso immaginare cosa si veda. Vabbè. Non ci riesco. Perché non ti allarmi? Questo è l'immagine di Gigi fittizio. Abbiamo se lo togliamo. Sì. Adesso. Ecco. Adesso possiamo andare a vedere le cose divertenti. Ecco qua. Guarda qua. Guardate che bello, che divertente. Facciamo qualcosa di divertente, tipo dare questo. Windows non è attivo. Questa. Ma se penso di sì. Oh, non lo posso fare. No, invece lo posso fare. Già nel porto San Giorgio. Eccolo, mamma mia, che bello. Guardalo. Chongqing. Mike quando scopre il suo IQ. Mike quando legge. Maiko che si sei vista? No. Ma
piccolino. Vabbè. Sì. Diteci cosa devo mettere. Aspetta, am. Ok. No, perché non lo è. Quindi la fai te migliore, vai, aspetta. Aspetta, te lo pega Auschwitz. Aspetta, te lo pega Auschwitz. No, aspetta, questa è la fai te l'ho sbagliata. Dove c'è questo, aspetta. Na 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 qualche immagine bella che posso mettere al posto di queste cose. Cioè. Terzo municipio, ecco. Cos'è o no? O sì. Ecco, così nessuno può dire niente, c'è una casa bella. Disegnata da me, medesimo. Facciamo i legami. Legami. No. Facciamo nomenclature. Nomenclature. Legamenti. Ah, guarda qua, che bello schemino. Vedi? Easy. Composto binario che cazzo metallo più ossigeno. Metallo 2 più ossigeno X esponenza metallo. Ossido ferroso, triossido di ferro, nome IUPA, creazione. Wow! Anidridi! Guarda qua tutto lo schemino, questo è goloso. Acidi binari e idraciti, acido binario. No! No! Scherzando, lo scarico. Ti pare che faccia l'accesso? È un file text di fake, eh? Perché è un documento di testo? Ma che cosa? Vabbè, facciamo così. Costa. Niente, niente. Apri immagine un'altra scheda. Ecco qua. Cioè, secondo te. Io. Punto schifo. Vabbè, guardate qua che bello. Ma tipo. Ma tipo gli idrori. Ma già, ma quindi tipo. I composti dell'idrogeno. Non è metallo. Acido promitrico. Ma tipo divertente. Idrossidi, vabbè, metallo, idrossido, H2O, vabbè, sì, gli idrossidi e zossiacidi. Gli ossiacidi, vabbè, è acido più non metalloso, o crico, chicco. Dove c'è un bambino? Ok, schiudo la live.
Onesto. No, ciao bambini. Questa live non era bella. Ciao.